Campionato italiano di società, il CUS ha sbancato, due equipaggi portati, due ori, ma la gara del lotto com'è stata? Parliamone col capovolga. La gara del lotto è stata impegnativa perché comunque siano tutti equipaggi molto preparati gli avversari e anche noi però abbiamo avuto un po' di problemi a trovare le uscite perché non siamo usciti molto in barca, quindi era un po' un'incognita. Abbiamo impostato subito la gara con partenza fortissimo, infatti 5 più 20 eravamo fuori una barca a tutti. E era il modo per assicurarsi quindi un passo tranquillo per gestire gli avversari e poi nel serrate li abbiamo lasciati tutti dietro. Dopo una stagione così, ormai la squadra è affiatata, dopo la vittoria del campionato italiano a giugno si è creato un gruppo assolutamente affiatato, ma che difficoltà c'è nel preparare una gara a settembre dopo un'estate in cui chi va in vacanza, chi torna a casa, che difficoltà c'è stata? Beh, difficoltà appunto che ognuno diciamo era lontano dai compagni, quindi si allenava da solo, che l'ultimo periodo per esempio io prima della gara ho stato una settimana fuori a Londra per lavoro, quindi l'otto senza capoga non è uscito e quindi diciamo che però la nostra fortuna qual è? Che tutto l'anno noi l'otto lo facciamo da anni, tutti gli anni è la nostra barca principale e quindi fortunatamente anche se gli equipaggi non vengono preparati tutti hanno un colpo dell'otto diciamo adeguato e anche se improvvisiamo viene sempre una bella gara. Una gara che vi ha visti lottare contro Ravenna, contro Gavirate, però vi ha visti comunque fare un bel tempo, 5,59 e vincere di soli 6 secondi. Dove è stata costruita questa vittoria? Con gli attacchi, sulla partenza, sul serrate finale, come sul passo, come è stata costruita? Beh, sicuramente la partenza, dicevo che nonostante eravamo improvvisati, il fatto che ormai ci conosciamo quasi a memoria in otto, veramente in 5 più 20 siamo usciti in una barca, quindi partenza fortissima, ai 1000 eravamo fuori una barca luce, a quel punto sul passo poi facile ti distendi e non c'era più storia, eravamo nettamente superiori. Il tempo mi ha lasciato stupefatto perché non pensavo di scendere sotto i 6, comunque sì, eravamo un po' allenati, un po' improvvisati, ma potevamo fare anche meno. Potevamo fare anche meno diciamo su un equipaggio in cui c'erano presenti anche delle matricole, se così vogliamo dire. È vero, sono tutti molto bravi perché fine Roberto, prima gara diciamo nei grandi, primo titolo, è stato molto bravo, quindi bravo Beste e si è integrato subito con noi. Poi un altro esordiente era il timoniere, che era la prima gara che faceva, quindi Girello è stato bravissimo perché poi ce l'avevo di fronte, era concentratissimo ma è andato dritto, diciamo che è stato bravo. Altro Sala, che al numero 2 era la prima volta che gareggiava e devo dire che si è comportato bene, ma stupito anche me. Capovolga della bordata pari, anche Sala ha dato il suo apporto per questa vittoria. I prossimi appuntamenti, anche considerando queste nuove leve che stanno crescendo bene? Il prossimo appuntamento c'è la Cairoli Cardano, sabato questo. Ok, quindi sabato 27 c'è la Cairoli Cardano, però per quanto riguarda la squadra canottaggio, a ottobre ci sono i mondiali Coastal o comunque ci sono delle altre gare regionali e ci si avvicina alla preparazione invernale e ci si avvicina ad una stagione che molte incognite pone sia al CT Scrocchi che alla squadra intera. Beh, di sicuro sì, le gare ora, cioè delle gare a ottobre, sarà il Cotrao, ci sarà la regionale, ci sarà il mondiale Coastal. Diciamo che gli atleti sono un po' impegnati su tutti i fronti, nonostante sia ottobre il mese della pausa in genere, tra una stagione e l'altra, quindi anche a ottobre toccherà diciamo, allenarci un minimo per far bene anche queste gare, poi dal 1 novembre si inizia per la stagione prossima. Mille incognite perché ovviamente il gruppo poi ogni anno si rinnova, vediamo chi arriva, chi parte, comunque siamo qua.